Questa mattina insegnanti, studenti, personale scolastico si sono ritrovati per protestare contro la situazione attuale della scuola. Didattica a distanza al centro della protesta, andiamo a sentire alcuni di loro. Siamo qua a La Spezia, siamo una delle 64 città che in tutta Italia questa mattina e in alcuni casi anche questo pomeriggio manifesteranno per la riapertura delle scuole. Nella nostra regione si tratta soprattutto delle scuole superiori che sono state chiuse anche in presenza di casi numericamente limitati. Non vengono forniti dati per i quali poi vengono chiuse le scuole. Si sta producendo un danno molto grande a livello psicologico, sociale e di apprendimenti per i ragazzi della provincia di La Spezia come di tutta Italia. Siamo per chiedere la riduzione del numero di alunni per classe. Il governo sta per emanare la circolare quest'anno per quello che riguarda la composizione delle classi prime. Saremo ancora con gli stessi parametri, quindi avremo le classi pollaio. In mezzo a una pandemia mondiale sembra si accorgano della scuola solo per chiuderla. Chiediamo la riduzione del numero di alunni per classe, 20 alunni, 15 in presenza di ragazzi con disabilità, e chiediamo l'assunzione immediata, un piano straordinario di assunzione dei precari della scuola che supereranno il prossimo anno le 200.000 unità, un caso unico in tutta Europa. Chiediamo interventi rapidi in edilizia scolastica, non vogliamo ritrovarci a settembre ancora in questa situazione. Queste sono le rivendicazioni principali della giornata di oggi. Mi piace sottolineare che questo movimento è un movimento che include proprio la società civile. Siamo oggi in piazza con gli studenti, con i lavoratori della scuola, con i genitori, soprattutto mamme, perché la chiusura delle scuole, soprattutto quando si chiudono le scuole dei piccoli, ricade sul lavoro di cura delle donne, cosa di cui questo governo, come il governo precedente, pare non rendersi conto. Le donne sono chiamate in casa a seguire i figli piccoli in DAD, a lavorare e continuare a produrre. Vogliamo mettere al centro la cultura e non la produzione e il consumo. Rimane tutto aperto. Quando eravamo in zona gialla i nostri ragazzi potevano andare ovunque tranne che a scuola. Per uno Stato o per una qualunque organizzazione statale, che i suoi cittadini siano realmente educati. Sento la forte necessità di rivendicare il ritorno a scuola per tutti gli studenti italiani, perché in queste condizioni non si può assolutamente continuare. Come dai dati, le scuole non sono luogo di contagio e noi non possiamo permetterci di perdere tutti questi momenti nell'ambiente scolastico che ci permettono di istruirci e di diventare poi cittadini reali e non semplici consumatori come stanno cercando di mostrarci e tutelarci in quanto tali, cioè solo come consumatori e non come cittadini.